Se c'è una vettura che doveva essere elettrica sin dall'inizio, questa è sicuramente la Smart Fortwo, City Car per eccellenza. D'ora in poi tutte le Smart saranno elettriche, una sfida molto importante per la casa, ma se si pensa che delle 10.000 auto elettriche vendute lo scorso anno un quarto erano Smart, beh, la base di partenza è ottima. Sono quelle di sempre, simpatiche e tondeggianti. Anche la lunghezza è stata di fatto tenuta invariata con 2,70 m che la rendono la vettura più piccola che potete comprare a listino. Questa nuova versione elettrica IQ si caratterizza però per alcuni dettagli interessanti come la nuova calandra frontale, le due prese d'aria laterali che migliorano l'aerodinamica del modello e sono stati leggermente cambiati anche i fari con tre nuovi proiettori. Un aspetto che mi ha davvero sorpreso di questa Smart Fortwo elettrica è il design dei cerchi, rimasto di fatto invariato rispetto alle versioni precedenti e dal look decisamente sportivo. A conti fatti i cambiamenti agli interni di questa nuova Fortwo elettrica sono davvero pochi, ma mettiamoci alla guida e scopriamo quali sono. Di questa nuova Fortwo elettrica si respira decisamente un'aria di casa. Il perché è presto detto, tutti i comandi sono di fatto rimasti uguali, ad eccezione del potenziometro e del livello batteria a sinistra dello sterzo, per il resto si conferma un abitacolo davvero confortevole anche per due persone molto alte. Gli 82 cavalli del motore elettrico e i 160 Nm di coppia la rendono molto scattante e divertente in città, dove con i suoi 2,70 m di lunghezza appena sguscia senza problemi nel caotico traffico urbano. Dato che è una vettura elettrica, parliamo un po' di batterie e autonomia. Le batterie sono montate sotto il pianale, hanno una capacità di 17,6 kWh che garantiscono alla vettura una percorrenza fino oltre i 140 km. Devo dire che usandola tutto il giorno non ci siamo allontanati dalle percorrenze dichiarate e tra l'altro il gruppo batterie è garantito 8 anni o 100.000 km. Primo contatto alla guida della nuova Fortwo elettrica si conclude qua, spero vi siate divertiti, vi aspetto alla prossima puntata.